Nella foga di andare di qui, andare di lì, mi sono dimenticato di riscuotere la mia ricompensa. Giusta ricompensa. Ecco. Hear about the missing patrol. Been to byways. A vampire was terrorizing the village. È rimasto senza parole. This is why they did not return. Eki Mari are tough, even for a group of soldiers. We will bury them with honors, as heroes. Your reward, well deserved. Grazie. Più che meritata, va bene. Ok. Adesso avevo detto che se non ci fossero state missioni secondarie da fare, io avrei proseguito con la trama principale. Invece ci sono, ero convinto che non c'erano, ma forse perché sono salito di livello. Per esempio, questo contratto, porte sbattute. Vediamo dove si trova. Beh, qua c'è il viaggio rapido, quindi lo usiamo subito. Allora. No. Ok. Allora. Ok, a Novigrad, sì. Allora andiamo. Voglio prima di andare a Skellige, voglio chiudere il più missioni possibili. Tanto poi quelle che non facciamo adesso le facciamo dopo. Però a me piace così, cioè fare tutto quello che posso fare e poi aprire, diciamo, un nuovo capitolo. Ecco. Anche perché poi la prima cosa che faremo quando saremo a Skellige, dopo aver fatto, diciamo, le prime missioni principali, è, diciamo, potenziare l'armatura del grifone. Perché se non sbaglio, il miglioramento si trova proprio lì, a Skellige. Poi dipenderà anche dal livello che abbiamo raggiunto, eh. Perché quella del miglioramento dell'armatura del grifone si può fare dal 18 in poi. Miglioramento dell'armatura del gatto dal 23, se non ricordo male. Comunque poi vedremo. Adesso... ah, devo andare su. No, forse troppo su, troppo su, troppo su. Era il primo piano. Qua. Yes? Count Kurt Dysart. Are you here regarding the contract? Già. Wanted to hire a witcher, didn't you? I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the School of the Cat. Which do you belong to? Anche se ho l'armatura del gatto, faccio parte della scuola del lupo. Adesso diciamo School of the Wolf. Ah, yes. A good one. I knew a witcher of this school. Barnabas? No. Though his name did begin with a B. Never mind. To the matter at hand. Not long past, I acquired an estate east of Novigrad. I got it on the cheap, you see. The seller was very keen to be rid of it. Now I've learned the building is set to be haunted. Goes to explain the seller's urgency. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house shakes at night. Walls crumble. Sarà mica sta casa. Walls move about. Is there anything to be done? A remedy for this? Sì, parliamo della ricompensa, ma sarà mica la casa di... come che si chiamava? Let's talk about my reward first. I beg your pardon? Asking for coin already? But you've not done the job. Need to make sure it's worth my time. Just look at that. Arrives in Novigrad, he's off his head in minutes. Very well. How much do you believe this should cost? Visto che sei un conte, potresti sborsare anche un po' di più, no? Io appunto... 310, dai, sono buono. No, I'm afraid that's too much. But we're near a price I would consider reasonable. Allora facciamo 2,90. Quindi
2,82, 15 in più. No. Ma allora a quel paese, scusa, 2,75. Yeah, oh. Agreed. Fine. I'm willing to investigate. How do I get there? An orchard adjoins the property. The house itself you should recognize easily. Cracks cover its walls. Here's the key. And good luck. Andiamo a indagare dunque. Forse non è la stessa casa. Sara forse si chiama la Godling. Non ricordo. Scusi. Ma siete tanti qua dentro. È impossibile non andare a sbattere. Allora. Mappa. Sì, no, è decisamente un'altra casa. È qua. Ok. Allora andiamo. Al solito viaggio rapido. Dovrei preparare l'armatura, a dire la verità. Vediamo un attimo. Qua c'è un armaiolo, ma probabilmente ci sarà il bug che non lo fa apparire. Vediamo. No, infatti. E allora niente dopo. Tanto è al 50%, mi sembra. Adesso vediamo. No, ma a parte, ma che stupido che sono. Dove sono? Io c'ho gli attrezzi, non li uso mai. Allora, partiamo, maestri. Armatura per principianti. No, quello è per le armi. Esperti. Allora questo qua che devo usare prima. Ok. Ah, era il 33%. Via, ripariamo. 1, 2, 3 e 4. Ecco. E il resto com'è? 87, 80, 51 la spada e 54. Allora la ripariamo subito. Armi per principianti. Ecco. Ok. Ok. E questa. E 2. Vediamo. 81, 84. Va bene. Che stupido che sono. Non penso alle cose più ovvie, veramente. Allora. Qua. Sì, dai, chiamiamo Ruttiglia, dai, poverina. Non la chiamo mai. Go, go. Che è una femmina, giusto? Ruttiglia. In inglese Roach. Bah. Non lo so. Oh. Come on, Roach. Chiedo scusa, non ho saltato. L'ho visto dopo. Residenza dei Moldavi. Moldavi. Sì, aspetta che scendo, Ruttiglia. Ok. Entriamo. Ho sentito vibrare il controller. Ma non c'è niente. Ah, è quella Madonna. Che è il terremoto. But a specter would have attacked me already. Sì, soprattutto lo spettro non... Inhabitant clearly left in a hurry. Lo spettro non fa tremare la casa. Sarà qualcosa di grosso, un golem forse. Spada lunga, guento antinsettoidi superiore. Vediamo. Antivampiri. No, non ho il migliore, non ho quello di mezzo. E niente. C'è altro qua. Anti-ibridi migliorato. Questo mi sa che forse posso farlo. Sì. Ok, ma mi manca grasso d'orso. Ah.
e anche qualcos'altro, va bene. Però comunque volendo potrei farlo se trovo gli ingredienti, ovviamente. Aspetta, il registro della residenza dei Moldavi, fammi vedere. La polimorfia. Va bene, ok. Che bella casa, non posso credere di averla acquistata a questo prezzo. Valeria ha sempre avuto occhio per gli affari e ha mercanteggiato fino a ottenere uno sconto pari a un terzo del suo prezzo. Incredibile. Valeria dice che la casa è ben progettata. Domani faremo il trasloco e finalmente avremo un posto tutto nostro dove poter vivere in pace. Dopo aver sistemato i mobili, Valeria ha deciso di dipingere i muri di giallo. Forse è una buona idea, sembrerà più accogliente. La madre di Valeria è venuta a trovarci, domani dipingerò le pareti di verde. Ah. Stanotte Valeria ha sentito dei rumori, mi ha svegliato diverse volte ma io non ho sentito niente. Stanotte li ho sentiti, i muri tremavano. Valeria ha saputo dai vicini che un tempo che abitava un potente mago. Pare che evocasse i demoni e si dice che il suo spirito aleggia ancora nella casa. Ma secondo me sono tutte sciocchezze. Valeria ha deciso di tornare a vivere da sua madre per un po' finché non avrò sistemato i muri. Scherzando le ho detto che forse basterà ridipingerli, ma non ha trovato la mia battuta molto divertente. L'intonaco si sgretola e ieri notte ho sentito una specie di ruggito soffocato. Valeria è tornata, ha trovato un acquirente per la casa e per non destare sospetti ha detto di essere la vedova del mago e che vendeva la casa in seguito alla prematura morte del marito. Quel tipo aveva creduto di aver fatto un vero affare. Ah. E comunque il mago c'entra sicuramente qualcosa. Scattered salt. Probably to drive ghosts away. Pointless superstition. Sì, infatti. Perché non è un fantasma, cioè ci arriverebbe chiunque. Un fantasma non, cioè, passa attraverso le pareti, non le sfonda. Air flowing through this crack. There's something in there. Sì, ma vediamo cosa c'è qua. Il magazzino, sì, però prendiamo un po' di roba come extra. Olè. Oh, ho dimenticato due cose. Allora, qua servirà l'hard. Ok. E infatti sento nessuno viene qui da un pezzo. Sì, una specie di luogo segreto. E là il mostro. Sembra un golem proprio da questo suono. Ma io andrei di qua prima. Voglio vedere che c'è. Ah. Volete vedere che something clicked. Questa leva è servita per aprire la porta che era chiusa, senza saperlo. Ma non c'è niente qua. No, lì è chiuso. Sott'acqua non c'è niente. Aspetta, va che uso la gatto. Tanto guarda, ne ho talmente tante di pozioni, non uso mai. E qua c'è qualcosa, aspetta, aspetta. E infatti guarda che si è aperto. Not the root of any ordinary plant. Must be magic. Il mago c'entra sicuramente. E qua? Looks like a journal. Un diario. Posso leggerlo? Diario di Amaveric di Sorano. Vediamo. Allora, quando si ha a che fare con creature di questa natura è fondamentale trovare il delicato equilibrio fra la catena e la briglia sciolta. Infatti l'abile elementarista che ha intrappolato una creatura magica non deve mai cedere al pericoloso istinto di lasciarla libera. Scelta che ha sempre conseguenze spiacevoli e che non gli procurerà altro che noie e dolori, mi sa, qua c'è da aggiungere a margine.
Allo stesso modo, però, non deve stringere troppo il giogo del suo servitore, altrimenti non ne caverà nulla. Questo infatti diventerà inerte come una zolla di terra. Il segreto consiste nel preparare una barriera magica rinforzata da un cristallo di potere. Il cristallo è della massima importanza. Se dovesse rompersi, la barriera crollerebbe. Ma non c'è da preoccuparsi, perché non esistono asce o spade in grado di infrangerlo. Questa barriera potrà imprigionare la creatura senza limitarne troppi poteri, anche se per riuscirci occorrono studio ed esercizio. Quindi una pratica non adatta a fannulloni e incapaci. Bene, devo ricordarmi di chiedere a Dukas di ricopiare il testo che ho appena scritto e di adattarlo per la pubblicazione. Dove diavolo sarà finito quel mascalzone? L'ho mandato a comprare formaggio in chiostro secoli fa. Quindi Earth Elemental. Esatto. Della terra non lo sapevo, però avevo capito che era un elementare. Terrazan. To break its magic bonds. A few days more and it would have wreaked havoc all around. E non è bello. Allora, che barriera? Fammi vedere se c'è, a parte le cose da infrangere. No. Ok, allora. Uno. Due. Ah, non dovevo farlo. E l'ho fatto perché pensavo che andasse fatto. Vabbè. E poi questo. Troppo vicino. Eccolo. Allora. Elementare della terra. Vediamo se teoricamente no. Infatti il fuoco non dovrebbe fare niente se è di terra. Ma posso mirarlo, ok. Lo Yirden lo rallenta. Come per... Ecco, punto. Iniziamo, tolgo. Via. Se ero rallento a sufficienza. Aia. Riesco a colpirlo un po' di volte. Ah, qua sarà un po' lunga, eh. Chissà. Aspetta, vediamo. Per darci una mano. Userei antinecrofagi, antimaledetti, antispettri, ibridi, impiccato, vampiri. Costrutti, eccolo qua. Mamma mia, però non si capisce la testa dov'è. Non mi ha preso. Culo. Mamma mia, se mi prende sono fottuto. Oh, però dai. Mi sono abbassato mentre lanciavo lo Yirden e non mi ha preso. Che culo. Mamma mia. No, masso. Ah, cos'era questo? Ha fatto una specie di... Sì. Aspetta, devo continuare a lanciare Yirden a manetta, così ovunque va è sempre rallentato. Ah no, qua pensavo che non mi prendeva e invece no. Mi ha preso. Ok, ho finito. Allora, ho visto dopo che si è aggiunta l'icona dell'unguento che metto. Via. No, masso, il masso mi ha rallentato, mi ha bloccato. No. Ogni tanto mi becca, Non male ogni tanto. Madonna santa. Questo mena di brutto. Aspetta.
dai. Non manca molto. No, adesso ho fatto una cagata. Aspetta. Vai. No, c'era la roccia che mi ha bloccato. Occhio. Ah, si è girato. E ho finito le pozioni. Maledizione. Via, via. No, no. Ah, devo dargli un colpo, allontanarmi. Per forza. Via. Occhio. Via. Andiamo avanti un po', Ok, manca pochissimo. Vai, segno. Ah, non mi sono allontanato abbastanza. No. Vai e vai. Mamma mia. Frammento, glifo, senza, cappuccio di mannaia, trofeo, pure, sì, sovraccarico, la madonna, vedi? Beh, effettivamente è un bel po' di roba, arma d'acciaio, più 45 penetrazione armatura, più 38 danni, bonus colpo critico, 1% probabilità di causare smembramento. Vediamo. Ma io quasi, anche se ha meno bonus, batterrei. Sì, dai. Però ho troppa roba. Infatti lascerei. Ma sì, lasciamo questo proprio. Ok, basta. Giusto poca roba. Ok. Ah no, il trofeo non l'ho mica visto. Perché c'è così tanta roba che... Ah già, l'abbiamo equipaggiato. Ah, 10% di probabilità di causare smembramento. Ma no, io mi terrei uno dei due. Teniamoci l'Ekimu. Tanto smembramento. Già smembro abbastanza. Poi... Ah, quello che ho lasciato. Ok, sì, va bene. Qui il coso non c'è più. E basta. Usciamo. E andiamo a prenderci la ricompensa. Troppa luce. Meditiamo già che ci siamo. Ok. È l'uscita. Ah, qua. Perfetto, torniamo dal tipo lì, non mi ricordo come si chiama, comunque l'acquirente della casa. Ecco. Era di qua, sì. No, ma aspetta, scusate, perché mi fa... No, era... stai fermo. Oh, ok. Ho ripreso il controllo. Allora, perché mi fare il giro se l'entrata è qui? Bah. Non lo so. Ok, eccolo lì, il tipo... Yes. House shouldn't give you any more trouble. A little renovation and it should be fit for you to move into. Truly? Why, the estate's price just spiked sharply.
What precisely was the problem? Earth elemental trapped in the cellar. It was just trying to get out. Almost demolished the house in the effort. Far more interesting than a ghost, that's certain. The cellar you mentioned. Che ne so. State to be furnished? Non credo, però. Hard to say. We shall see. Ah, your bounty. There you are. And farewell. Addio. Ok. Quindi adesso, come contratti, per il momento siamo a posto. Missioni secondarie invece c'è Spade Ravioli, finalmente. Una delle prime missioni che abbiamo. E questa qua invece, Masto Fabbro, bisogna farla a Skellig, quindi niente. E andiamo con Spade Ravioli. Sì, una delle prime che ho preso, solo che ovviamente di livello ora che arrivavo adesso sono arrivato al livello 24. Quindi figuratevi voi. Allora, mappa. Dov'è che devo andare? Ah, al porto, ok. Però la spada che ho preso sembra quasi una sciabola. Sul finale è un po' piegata. Oh, ci abbiamo l'armaiolo. Bene, bene. Allora, vendiamo un po' di roba. Che poi dice spade di prima scelta. Ma lui fa le armature. Cioè, quindi non ha le spade. Vabbè, non le crea comunque. Allora, vendiamo. 9100. Gli avevo dato così tanto denaro, ma adesso ce lo riprendiamo. Allora, ok, questo sì, tutto. Ok, no, la camicia no, la camicia può servire. Questo è inutile che tengo, tanto io uso solo le armature da Witcher adesso. Al limite, appunto, uso, come state vedendo, uso le spade che non c'entrano con l'armatura. Però l'armatura, la mia armatura, vorrei tenere quella da Witcher, visto che sono un Witcher, mi sembra giusto. Anche se non è della mia scuola, fa niente. Ok. Direi posto così. Anzi, aspettate. Show me what you have in. Già che sono qua, ripariamo tutto. Dov'è il... Ah no, qua rimuovi. Ripara tutto, sì. Via. Ok. So long. Così siamo anche a posto da quel punto di vista. Qui abbiamo qualche moneta da cambiare. Andiamo. Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. Sì, bene. Ok. E adesso... aspettate, mi spiace cambiare così repentinamente idea, ma... mi vengono così sul momento... Ok, andiamo qua. Ok. Però mi pare che avesse detto, vedi, questo qua, se non ricordo male, veniva ricattato da una banda criminale. Perché lui, anche se è fabbro, non può fare il fabbro. E quindi vendeva ravioli, e questo qua sì. Però raggiungi il porto dopo il tramonto per incontrare il fornitore di attori. Attori. Va bene, allora meditiamo fino al tramonto, quindi le 21, sì. Sì, forse potrei aver esagerato, non è proprio il tramonto, però no, va bene, va bene. This the place. Greetings, Witcher. It's nearby. Ready? Prontissimo. Lead the way. Splendid.
E ci aveva promesso una spada. Sì, se lo aiutavamo. Andiamo, andiamo. The king of beggars, man. His name is Tinboy. What do you know about him? Not much. He's easy to ire, so tread carefully. We need him far more than he needs us. Vediamo se anche l'Axi qua ci sarà utile. Sono arrivati? Sì. You were to come alone, elf. Who's this? A concerned friend. Molto interessato. Ah. Fine. Here's how we see things. The boss at Loggerheads with Cleaver, there's got to be a payoff. We've got an offer, and it's non-negotiable. Surprise us. A steady supply of iron in exchange for 50% of your profits. No, che d'accordo. Faccio trattiamo. Give you 25. Who are you to dictate anything to the king of beggars? Ugh. 35's as low as we'll go. È troppo. 25's our limit. We'll throw in a discount at the shop. You're clearly daft, tramp. No deal. Come on, boys. Fine. No deal. Geralt, what are you... Wait. All right. Certainly know how to negotiate, concerned friend. Oh, 25 it is, and the discount. Interessato allora, eh? Agreed. Pleasure doing business with you. Oh, Tinboy. Too much drink. It softened your bloody mind. This here's Cleaver's territory, you prick whittler. Damn it. Who's this now? E uomini di mannaia, infatti. Allora, mi hanno totalmente ignorato. Ah già, no, aspetta, questo, vabbè, approfittiamone. Mizzica quanto mi ha tolto. No, non l'ho preso. Via. No, non ho fatto in tempo. Attenzione. Allora, scusate, facciamo così. Questi mi sembrano piuttosto duri da uccidere. No, ah, pensavo che attaccava. Via. E opla. No. Geralt, no. Ok. Ma no, ho sbagliato bersaglio. Fa niente, va. Colpiamo un po' tutti. Poi diamo il colpo di grazia a tutti. No! Quando fai così, Geralt, veramente? Ok, ne è rimasto uno. Occhio, due. Aspetta. Questo basta poco. E anche questo. Va bene, basta. Li abbiamo sconfitti tutti. Ah no, c'è quello là che lancia frecce. Pensavo che era dalla nostra parte, invece no. Allora, to. Ecco. Geralt, quickly! Com'è presto? Devo raccogliere la roba? Vabbè. Dov'è? Dov'è coso? Ah. Careful! There could be more in there. Andiamo. Conduco io, conduco io. Ah. Right. Sure hope there's a payoff at the end of this. So. Supplies. That's something we can count on. Who'd you take me for? Gave you me word, didn't I?
But I'd hire guards if I was you. You never know with Cleaver. No, chiedere a lui qualcosa, no. Think they'll come back? A few of Cleaver's little shits escaped. Bugger probably already knows everything. I've no men to spare, can't guarantee your safety. If I was you, I'd lay low for a time. Vabbè, si può garantire la sicurezza. Thanks, Tin Boy. Down the line, the bosses will make a deal. You'll be left alone. All you gotta do is stay alive till then. What now? Here we chat, while your partner's just flown the coop. Damn it. Hey, wait! Good luck! Dove sta andando? Hattori, wait! Non scappare! Sansa è tornato alla bottega, infatti. Qua. No, madonna, mi confondo tutte le volte. La parte opposta d'entrata. Bussiamo. Hattori, you in there? Open up. No chance. Leave me be. Don't be silly. Let me in. No, never. I shall stay in here until Middenvern. Forgive me, Geralt. That was a mistake. To parley with bandits, make deals. Too late now. King of Beggars will get you supplies, and then what? You'll have to pay him. Infatti. What have I done? Geralt, you must help me! No, I won't. I'm a witcher, not a bodyguard. Precisely! You must find me a bodyguard! Geralt, I beg you! They'll kill me! Vediamo se ha già in mente qualcuno. Lo aiuto. Carità. Mi ha fatto 30. Specific in mind? There's a mercenary, Sucrus. Often drinks at the Sturgeon. He's an old pirate, a Skelliger. He used to work for me. Huge as an oak. Wouldn't fear a dozen cleavers. Can't you talk to him yourself? We parted not on the best of terms. That is to say, he demanded a bonus and I... Didn't pay him. Great. What now? Am I supposed to pay your dues? I'm certain you'll find some way to agree. Geralt, please don't leave me this way. Non ti lasci in questa situazione. Andiamo a cercare... Come si chiama? Sucrus. Cioè, vediamo di convincerlo in un modo o nell'altro.